amici di Meno di Meno, quest'oggi per una nuova ricetta, e poi tanto nuova non è, perché vi ripropongo una ricetta. L'anno scorso l'abbiamo realizzata con i pomodorini, ciliegini e datterini, quest'anno la realizzeremo con il pomodoro San Marzano. E quindi cosa andremo a fare con questi bellissimi pomodori? Che questo è il periodo indicato per acquistarli, perché si trovano ad un ottimo prezzo, all'incirca €1-1,50 al chilo. Sono pomodori italianissimi che provengono dalla Puglia. Cosa andremo a fare con questi bellissimi pomodori? Andremo a realizzare una ricetta golosa che ci soddisferà per tutto l'inverno. Faremo i pomodori secchi, subito dopo la nostra fantastica sigla. Subitissimo per presentarvi gli ingredienti necessari a realizzare questa fantastica conserva invernale, una delle più gustose e più amate dagli italiani, tra tutte le conserve. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dei pomodori. Io le quantità non ve le dico, perché le gestirete voi a seconda della quantità della conserva che volete realizzare. Quindi io in questo caso sto utilizzando 5 kg di pomodori, ne sto usando 5 kg e mezzo per l'esattezza. Sto usando un po' perché ne voglio fare un po' da regalare agli amici e parenti anche a Natale, quindi è un'ottima idea regalo per Natale, che sicuramente farà piacere ai vostri amici, colleghi o parenti. Quindi io utilizzo pomodori, sale da cucina, poi abbiamo prezzemolo, olio, aceto, peperoncino e aglio. Questi sono gli ingredienti basici per realizzare questa fantastica ricetta. In un primo momento metteremo da parte tutti gli ingredienti, lasceremo soltanto il pomodoro e il sale, perché sono gli ingredienti che ci serviranno per la fase dell'essiccazione. Cosa andremo a fare? La ricetta è veramente semplice, di una semplicità quasi disarmante. Cosa andremo a fare? Andremo a prendere i nostri pomodori e li taglieremo in... Adesso, per la diretta, che cerco il coltello e non lo trovo. Utilizziamo un gran coltello, anche se non è proprio adatto, usiamo un coltello giapponese, fantastico. Allora, prendiamo i nostri pomodori, li andiamo a tagliare, guardate, dal peduncolo, che è questo qui. Li andremo a tagliare, vedete il peduncolo, li andremo a tagliare in due metà, quindi più o meno così. Eccolo qua, guardate come taglia questo coltello, è impressionante. Quindi prendiamo tutti i nostri pomodori e li taglieremo a metà. Ovviamente prima di tagliarli, i pomodori sono stati sciacquati, come avete visto all'inizio del video, in abbondante acqua con bicarbonato. Quindi, e soprattutto, dovete lavare benissimo gli utensili per quando si realizzano le conserve. È importantissimo, ma importante l'igiene in cucina. Quindi andiamo a tagliare tutti i nostri pomodori. Adesso non vi tedio, magari vi accelero il video. Eccoli qui, abbiamo tagliato i nostri 5 kg di pomodori. Questa è solo una parte, dopo ce n'è ancora un bel po'. Quindi adesso lasciamo la magia del sole e del sale fare il resto per almeno 5-6 giorni, sole pieno, mi raccomando. Quindi bisogna avere almeno un giardino o un balcone rivolti a pieno sole. Eccoci qui nel nostro giardino, andiamo a predisporre in fila i nostri pomodori. Io mi appoggio qui, ho disinfettato comunque tutti i banchi, anche la cassetta, con un buon disinfettante. Andremo ad appoggiare i nostri pomodori in questo modo, dalla parte della polpa, con la polpa esposta. Li mettiamo bene in fila e ci vuole una costanza
bisogna sempre stare a pulire, a girarli almeno due volte al giorno, quindi ci vuole molto pazienza, ma le cose buone, si sa, si realizzano solo con tanta pazienza. Ecco, adesso abbiamo realizzato questa dimostrazione e adesso semplicemente li andiamo ad inondare con il nostro sale. Abbondante sale, non vi spaventate, utilizzatene un bel po', e a questo punto li copriremo con una, con un raso per non far andare i moscerini, e li lasceremo essiccare girandoli due volte al giorno da una parte e dall'altra, e aggiungendo altro sale se sarà necessario. Vi farò vedere più in là l'evoluzione dei nostri pomodori. Ed eccoli qui i nostri pomodori, stanno essiccando, questo è il quarto giorno, quindi ancora almeno un paio di giorni saranno pronti. Li ho coperti dalla velina e quotidianamente, almeno una volta al giorno, li andremo a girare, ad esempio così, guardate, li andiamo a prendere e girare. Ovviamente c'è stato un giorno di pioggia che purtroppo non ha fatto benissimo i nostri pomodori, ma erano riparati. Guardate, se trovate una presenza di muffe andremo a buttare il pomodoro. Un giorno di pioggia, purtroppo non c'è stato il sole, quindi abbiamo allungato di almeno un giorno, abbiamo allungato almeno di un giorno l'essiccazione dei pomodori. Ci vediamo quando i pomodori saranno ormai secchi. Eccoli qui i nostri pomodori, ormai hanno quasi terminato, sono secchi, quasi completamente secchi. Adesso andremo a vedere come poterli cucinare. Li facciamo seccare ancora per un giorno perché c'è qualcuno ancora morbido, e vedremo come poterli preparare per l'inverno. Allora, eccoci qui amici di Vino di Vino. Abbiamo ormai sono i pomodori, sono diventati secchi, realmente secchi. Se vi piacciono i pomodori semisecchi, potete vedere questo video che ho fatto l'anno scorso, o comunque basta tirarli via qualche giorno prima. Questi sono davvero ormai secchi, tranne qualcuno, ma lo mettiamo da parte, lo utilizzeremo come semisecco. C'è sempre il pomodoro che non si secca del tutto, guardate, completamente secchi. Adesso viene il bello, perché potete intraprendere due strade: o quella di metterli sott'olio e quindi preparare una conserva invernale, oppure conservarli in un panasciutto, in un contenitore con il coperchio di plastica o sottovuoto, in qualsiasi maniera. Ovviamente sottovuoto durano di più, potete conservarli anche per un anno, ma anche per due anni, non c'è problema, e utilizzarli man mano, un po' per farli, ad esempio siamo ad agosto, ormai siamo quasi ad agosto, e quindi non c'è l'olio nuovo, l'olio extravergine d'oliva non è pronto, quindi usiamo un po' di olio dell'anno scorso e poi magari utilizzeremo, quando ci sarà la possibilità di avere l'olio extravergine appena fatto, quindi appena pronto, li conserviamo per farli con l'olio buono, oppure li conserviamo per farli nella pasta, saltarli. Ci sono tante ricette con i pomodori secchi. Allora, io vi faccio vedere come conservarli sotto olio in questo momento. Quindi quello che ci serve, ve l'ho detto prima, insomma prima, qualche giorno fa ormai, prezzemolo, aglio, peperoncino, aceto, olio extravergine d'oliva. Quindi partiamo. L'aceto ha una funzione, sentite, sto sterilizzando i barattoli nel forno a microonde, andatevi a vedere gli altri video che ho fatto come sterilizzare i barattoli. Quindi partiamo dalla realizzazione dei pomodori. Ci serve l'aceto. L'aceto è molto molto importante perché serve il pH acido. Nel pH acido non si sviluppa botulino, quindi non solo serve a dilavare i pomodori e a dissalarli, ma serve anche per eliminare il rischio contaminazione a botulino. Quindi prendiamo i nostri pomodori secchi, un ciuffetto, non troppi perché servono giusto per un boccaccetto, e
li immergiamo completamente nell'aceto di vino bianco. Adesso li lasciamo per circa mezz'ora a bagno nell'aceto, perché devono eliminare tutto il sale in eccesso che hanno assorbito durante la fase dell'essiccazione. Quindi li lasciamo così per almeno mezz'ora. Allora, è passata un'abbondante mezz'oretta, siamo pronti, ormai sono dissalati, certo un po' di sale rimane sempre, l'aceto è penetrato all'interno del pomodoro garantendo una protezione al bottulino. Adesso andiamo a realizzare i nostri pomodori secchi sott'olio. Allora, prendiamo un barattolino, mettere sul fondo una foglia di prezzemolo, un pezzettino di peperoncino, in questa maniera qui, dell'aglio fresco, assolutamente fresco, basta uno spicchio per ogni barattolo, poi dipende dai vostri gusti. Andiamo a tagliare delle fettine di aglio, ovviamente biologico, e adesso iniziamo a mettere i nostri pomodori. E adesso completiamo con l'olio evo fino a ricoprire completamente i pomodori. Ecco qui, subito ne aggiungiamo altro. Con una forchetta li schiacciamo, andiamo sotto i pomodori. Adesso fra 2-3 settimane saranno pronti, quindi chiudiamo ben benino ermeticamente e li mettiamo al buio a riposare per 2-3 settimane. Facciamo scendere tutti gli ingredienti ben benino, guardate che meraviglia, vedrete che i pomodori pian piano si reidrateranno, assorbiranno anche l'olio, si mescoleranno bene con gli aromi e con le spezie che abbiamo messo dentro. Se vi è piaciuta la ricetta mettete mi piace, se siete arrivati a questo punto della ricetta scrivete sotto tra i commenti pomodori secchi, io capirò che in tanti mi seguite fino alla fine dei miei video. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo alla prossima ricetta di vino. Buona estate a tutti e buon pomodori secchi a tutti. Ciao amici!